Eccoci qua, tornati per la puntata classica del martedì, l'appuntamento classico con Zona Gol, la trasmissione di Teleiride dedicata al calcio dilettantistico. Partiremo dalla Serie D come di consueto per arrivare fino alla seconda categoria per raccontare tutto il fine settimana rimbalzando tra una categoria e l'altra. Perché rimbalzando? Perché il pallone da calcio storicamente rimbalza. E a provare a smentirci, oggi in studio abbiamo dei rappresentanti della società più prestigiosa per quanto riguarda il calcio a 5 in Mugello, la Mattagnanese. Proveranno a smentirci perché ovviamente loro sono abituati a un altro tipo di pallone, non quello che rimbalza molto, ma quello a rimbalzo controllato. È con grande piacere dunque che saluto Marco Pierantoni, DG della Buonasera. Mattagnanese, e Tommaso Quartani, dirigente, giocatore e insomma anima del progetto Mattagnanese. Buonasera, buonasera. Detto male? No, no, no. Voi non rimbalzate molto, No, no, non si rimbalza. eh? Pallone rigorosamente a rimbalzo controllato, non c'è l'erba classica e neanche quella sintetica, ma in realtà insomma una bella palestra. Intanto stiamo vedendo proprio alcune immagini in copertura della vostra squadra, maglia rosso-verde, e poi magari parliamo anche dei colori sociali, come sono venuti fuori, perché questa Mattagnanese sicuramente è una realtà che si sta affermando sul territorio mugellano e non solo, ne parleremo anche delle categorie che affrontate, e sta portando insomma tanti appassionati a scoprire non solo il calcio a 11, ma anche la variante, ed è una variante vera e propria del calcio a 5. E perché dico che è una variante vera e propria? Perché spesso si dice calcio a 5, molto simile al calcio a 11, invece poi non è così. Allora, entriamo subito in tema. Allora, partiamo subito con un po' di storia di questa Mattagnanese. Chi vuole raccontarmi come nasce questo progetto? Marco? Ci Vai, mancherebbe. Marco. La Mattagnanese nasce proprio come il classico dei modi, da 3, 4, 5 amici ad un tavolo, al ristorante, a Mattagnano, infatti. A A Mattagnano. Mattagnano, ovviamente. Nasce da lì anche il nome, appunto, con Sandro Quartani, appunto Tommaso e altri componenti, altri amici. Da un anno di WISP piacevole in amicizia è nato proprio questa voglia di provare a crescere, provare a fare qualcosa di serio, un qualcosa in più. Ed è nato appunto questo campionato federale con il primo anno in Serie D, Quindi, insieme. primo anno in Serie D, allora, anzi, primo anno di WISP, WISP, con assolutamente. risultati molto positivi. Normale, Divertimento, dai. Divertimento, Di quello. piacere, ecco. Dopodiché avete deciso, perché non proviamo a fare un salto di qualità, lasciamo, diciamo, lo sport per il divertimento, lo sport per tutti della WISP, e proviamo Assolutamente. ad andare in FIGC. Lì, Tommaso, parte la vostra scommessa, Sì. la vostra scommessa anche un po' con tutto il territorio, perché mi dicevi prima di entrare in trasmissione, è un po' una novità per il territorio mugellano, una squadra FIGC di calcio a 5. Sì, certo. A differenza della WISP in cui eravamo partiti, si comincia a fare un pochino più sul serio, nel senso incombeva fare allenamenti settimanali, due allenamenti settimanali. Il venerdì, che è il classico giorno della partita nella FIGC, dalla Serie D alla C1, infatti giocano sempre il venerdì sera dopo cena, insomma, ecco. Da lì siamo partiti con questo progetto, che magari sì, era ambizioso, non credevamo di arrivare fino a dove si era arrivati, Ovvero fino però alla C1. l'obiettivo nostro era quello di portare entusiasmo e di far conoscere questo sport che è vero è conosciuto da tanti, però in maniera diversa, via. Diciamo, in tanti lo conoscano come calcio a 11 fatto in 5 persone. Non è assolutamente la stessa cosa. Le Invece. principali differenze che ti verrebbe da descrivere, perché insomma è visto anche un po', diciamoci la verità, come lo sport di chi non ha avuto grandi successi per quanto Il riguarda il calcio pensionato del calcio. e passa al calcio a Assolutamente. 5 perché passa il giovedì, il mercoledì con gli amici e fa una partitella. Voi invece l'avete portato su un livello sicuramente di comprensione del gioco molto più alto, quindi le differenze principali. Entrambi potete intervenire, eh? Certo, Entrambi sono potete tre. intervenire, ma le principali Allora, differenze quali credo la sono? principale differenza tra livello amatoriale WISP e quello FIGC, già in Serie D, era quello innanzitutto a livello fisico, cioè dovevi allenarti perché se no non stavi dietro al Al passo livello, degli altri. non potevi permetterti di arrivare un'altra settimana e andare soltanto a giocare. Quindi,
in primis allenamento, e poi è un gioco prettamente fatto di schema. Uno schema continuo, una tecnica, una tattica, e a differenza di quanto dicano che al calcetto non c'è mai contatto fisico e non c'è, invece questo lo voglio smentire, perché come si vede ora anche in trasmissione c'è anche gli europei di calcio, esatto, a 5, è vero. Che infatti stasera... E infatti vi ringrazio perché avete praticamente deciso di saltare la visione della partita dell'Italia. Dell'Italia, vi ringrazio. Si vede che è un gioco molto fisico, molto basato tutto sulla tecnica e sulla tattica, a differenza, ho detto, di un gruppo d'amici che buttano un pallone in mezzo e si divertono. È proprio giustamente... E dopo vanno a mangiare la pizza, come hai detto te prima. Poi, mi immagino che la pizza la mangiate ugualmente. Sì, guai. Comunque, guai. Insomma, è anche parte dello spirito del gruppo, giusto Marco? Perché tu ci dicevi, ad esempio, l'abbiamo fatto soprattutto per il piacere di stare insieme, no? Creare la Mattagnanese. Anche perché, ad esempio, tu sei un appassionato di motori, non sei avvezzo al mondo del calcio. Diciamo di sì, io mi sono ritrovato dentro, proprio mi hanno messo, grazie a Tommaso. Sì, mi sono ritrovato in un qualcosa... forse di straordinario, e poi ha portato anche tanta passione, perché ci sono tanti sacrifici per organizzare tutto, ma allo stesso tempo appassiona tantissimo, i ragazzi ti rendono molto e la gratificazione è tanta veramente. Allora, questo diciamo è stato il nostro riscaldamento per Zona Gol di oggi, quindi vi chiedo di fermarvi un attimo nel vostro racconto della Mattagnanese. Andiamo a parlare anche di calcio a 11, il campionato da cui iniziamo di consueto è la Serie D, il girone D, dove milita la Fortis Juventus, che è una squadra a cui diciamo voi insomma guardate ovviamente come sorella maggiore, diciamo così, perché sul territorio sicuramente è la squadra più prestigiosa. Fortis Juventus, che per quanto riguarda il girone D di Serie D è l'unica squadra toscana presente, purtroppo insomma fa molto dispiacere vedere la Fortis che dopo l'ultima sconfitta, quella con il Lentigione per 0-1, si trova sul fondo della classifica. Tommaso, tu insomma sei tifoso della Fortis, hai seguito per anni il cammino dei biancoverdi e ancora oggi li segui insomma con grande interesse. Ti chiedo anche di raccontarci un po' qual è il clima che si respira a Burgo intorno alla Fortis e a questo campionato, che sicuramente insomma lascia un po' delusi i tifosi, un po' amareggiati tutti gli appassionati di calcio di Burgo San Lorenzo. Allora io faccio una piccola parentesi. Intanto faccio un grosso in bocca al lupo a Lorenzo Smacchi, che è un mio ex collega di calcio a 11, e si è ritrovato essere, credo con onore e con merito, l'allenatore di questa squadra, quindi io faccio un grande in bocca al lupo a Lorenzo. E per quanto riguarda i risultati quest'anno della Fortis, sicuramente da tifoso sicuramente sono deluso, nel senso, però non tutti gli anni sono uguali. Ovviamente insomma abbiamo avuto anche il presidente Borselli settimana scorsa ospite qua in studio. Il presidente ci ha parlato di quello che sarà anche il futuro della Fortis, perché ovviamente con la classifica che abbiamo visto in precedenza bisogna pensare anche a quello che sarà il futuro. Fortis che sta cercando ovviamente di concludere in maniera più dignitosa possibile il campionato di Serie D, e poi magari una volta retrocessa, perché questo sembra il destino a cui è appunto legata la Fortis Juventus, cercare di riprogrammare al meglio il campionato d'eccellenza. Abbiamo detto che in questo weekend Smacchi ha guidato la Fortis nella sconfitta per 0-1 con Lentigione, fra l'altro una delle sconfitte tra virgolette più dignitose, almeno dal punto di vista del risultato, arrivate negli ultimi tempi. Allora chissà che davvero Lorenzo Smacchi non riesca a togliersi anche la soddisfazione di riportare la Fortis alla vittoria, una vittoria che manca da tanto tempo. Prima giustamente Tommaso ha fatto un inciso, ne faccio uno anch'io, tornando anche proprio su quanto detto nella trasmissione scorsa, leggendo un messaggio in cui appunto l'amico che ci aveva mandato il messaggio si era firmato con il nome del gruppo di tifosi, il nome del gruppo organizzato di tifosi della Fortis Juventus Borgo Anomala, aveva fatto appunto una riflessione a cui aveva chiesto il commento di Riccardo Borselli. Beh, quel messaggio là di fatto ci è stato detto proprio dai ragazzi della Borgo Anomala, che non rappresentava il loro
loro pensiero, e anzi era totalmente in controtendenza al loro pensiero quanto riportato nel messaggio, quindi deve essere stato firmato erroneamente o comunque con un po' di malizia da qualcun altro. Quindi io mi scuso per quanto abbiamo riportato anche nel corso della trasmissione, una rettifica doverosa per quanto appunto abbiamo riportato nell'ultimo appuntamento di Zona Gol. Speriamo che non ci siano ulteriori incomprensioni e auguriamo ovviamente anche al gruppo Borganomala di vivere al meglio possibile questo finale di stagione, perché è vero che insomma questi ragazzi, questi tifosi si ritrovano in trasferta, in casa tutte le volte con grande passione, però quando non arrivano i risultati poi è anche difficile tenere alto il livello della tensione. Questo piccolo inciso mi dà anche un assist per parlare dei tifosi, perché insomma la Mattagnanese è una realtà che non ruba tifosi, diciamolo subito, perché chi viene a vedere le partite della Mattagnanese viene il venerdì alle 10 di sera, quindi è tranquilla la porta. Non si ruba tifosi a nessuno. Anzi, potete convivere totalmente. Però insomma sono tanti i tifosi che vi vengono a seguire. Penso sia una delle grandi soddisfazioni della società, della Mattagnanese e del Mugello vedere trovarsi alla partita alle 10 la sera del venerdì e vedere 200 persone in tribuna per una squadra nata alla fine da 4-5 anni è una delle soddisfazioni più grandi. I numeri, 200 persone? In media, la media sì. Siamo arrivati a un picco di 300. Magari per una partita big match. Sì, contro la prima in classifica c'era lo scontro diretto, eravamo a pari merito e quindi... Allora, con anche, se volevo aggiungere, anche da giocatore lì lo noto, in trasferta, perché si fa anche delle trasferte molto lunghe, perché il nostro è un girone unico in Toscana, e i tifosi non mancano nemmeno in trasferta, c'è sempre quelle 20-30 persone che ovunque andiamo ci seguono. Quindi... Fanno un po' parte magari anche del gruppo storico. Sì, poi, della sono sempre ragazzi che dalla WISP ci hanno sempre seguito fino ad oggi, però in quel caso da giocatore... È sempre bello vedere la bandiera e la Mattagnanese che smettono anche nei campi avversari. Allora Marco, io siccome ora si parla di bandiera, si parla di colori, io sono un appassionato di maglie di calcio e quindi voglio capire intanto il rosso e il verde. Poi ho visto che ti volevi inserire, magari aggiungi anche il resto della riflessione. La scelta dei colori. I colori. Ecco. L'esperto delle maglie è Tommaso. Ma così, ma lui è un malato. È un malato dei colori. Ci forse ritroveremo sicuramente dopo a scambiarci. Infatti, qualche i colori eravamo indecisi da tutti i colori. E siccome noi siamo la città di Borgo San Lorenzo, e quindi tramite un suggerimento del sindaco precedente a Omo Boni Bettarini ci consigliò di usare i colori di Borgo San Lorenzo. I colori del comune di Borgo San Lorenzo sono il verde e il rosso e da lì avete scelto quei colori, quindi si vuole rappresentare meglio il nostro paese, insomma. Che domanda cattiva, ma a questo punto siete voi la squadra di Borgo San Lorenzo, cioè no. Vedendo la Fortis in quella posizione di classifica? No. Assolutamente, noi siamo la squadra di Borgo San Lorenzo del calcio a 5. Sì. La non Fortis avete, è da intenzione. Oltre 100 anni e non la volete spodestare? No, assolutamente, assolutamente. Tanto di cappello a quello che sta facendo. Anzi, sono sicuro che Riccardo, conoscendolo come persona, se come hai detto te la Fortis sarà destinata a retrocedere, sicuramente starà già programmando un grande campionato d'eccellenza, ne sono proprio sicuro. Prima Marco, volevi intervenire? Sì, riguardo proprio il pubblico. Noi dobbiamo ringraziare il pubblico, quindi io proprio lo ringrazio pubblicamente, perché se oggi abbiamo un allenatore come Andrea Bearzi, e poi ne parliamo, e poi ne parleremo, grandissima persona che a noi sta dando e ha dato tantissimo, è proprio grazie al pubblico che circa 3 anni fa è venuto a giocare a Borgo San Lorenzo, al palazzetto, e si è ritrovato contro di noi, giocava ai tempi nell'Arpinova, si è ritrovato una partita di Serie D a giocare con 200 persone. Ed è stato proprio forse quella la scintilla che poi successivamente ha portato il mister nel Mugello.
Allora, io intanto sogghigno sotto i baffi perché stanno arrivando già i primi messaggi. Io non immagino. Ultimamente li prendo con le molle, perché ho un po' paura a leggerli, visto quanto è successo, proprio l'inconveniente capitato con i ragazzi della Borgo Anomala. Però c'è subito il primo messaggio di un ammiratore, immagino. Salve, è possibile sapere perché Tommaso Quartani viene chiamato? Non lo sai. Tuo nickname è Svetlana, almeno secondo questo amico da casa, dai suoi compagni di squadra, perché viene chiamato? Intanto saluto Alessio, finalmente la manda Alessio, no niente, dai, una cosa di spogliatoio. È un nickname, non possiamo riportarlo, ovviamente, ok, perfetto, comunque, quello che si dice negli spogliatoi rimane lo spogliatoio. E appunto, voi ci stavate raccontando che al comando della squadra e dello spogliatoio, quindi, c'è Andrea Bearzi, un nome molto importante per quanto riguarda il calcio a 5, non solo il calcio a 5 toscano, non quello fiorentino, ma in realtà quello italiano. E allora, proprio siccome siamo nel durante di una manifestazione molto importante a livello internazionale, insomma, raccontiamo anche un po' chi è Andrea Bearzi. Andrea Bearzi, forse bisognerebbe fare quasi una puntata per lui. Una puntata per lui, sì, assolutamente. Forse non sono nemmeno in grado di descriverlo in modo migliore. Quello che posso dire è un gran giocatore. È stato un grande giocatore. È stato un gran giocatore, ma lo è tuttora, perché comunque allena, ma è in campo anche. Quindi si mette la maglietta, la tuta, non è un allenatore da giocare. È un grande trascinatore, un grande motivatore, che comunque nel suo passato si parla di 67 presenze in nazionale, campionati di Serie A fatti ad altissimi livelli da capocannoniere, giocatore che ha giocato a Saragozza, in Spagna, quindi una persona che al calcio a 5 ha dato tantissimo. Mi dicevi prima, anche il miglior marcatore di sempre della Serie A di calcio a 5. Sì, direi che stranamente l'abbiamo ritrovato a Borgo San Lorenzo. E perché? L'abbiamo trovato appunto a Borgo San Lorenzo grazie al pubblico, e continuo a ringraziarlo perché è stato proprio quello il bigliettino da visita che ci ha illuminati. Però proprio perché lui da friulano si è ritrovato a vivere con la famiglia a Firenze, e appunto la distanza essendo minima ci ha permesso di poterlo contattare e poter trovare un accordo con Andrea, e possiamo solo ringraziarlo perché innanzitutto la C2 l'abbiamo vinta con lui al comando, e facendo comunque un progetto di una C1 per poter stare nel campionato, comunque riuscire a salvarsi, essere dove siamo, cioè il secondo posto a 4 punti dalla prima, è una grande soddisfazione, e a lui devo molto, assolutamente. Allora, poi torniamo a parlare proprio della vostra scalata nelle varie categorie e anche della posizione occupata in classifica, perché dobbiamo parlare anche della stretta attualità di questa Mattagnanese che sta ben figurando in C1 e anzi, insomma, ci fa sperare che questa scalata possa continuare. Adesso però ancora una incursione nel campionato di Serie D, andiamo a vedere anche la classifica del girone E. Intanto vi invito a chiamarci, a scriverci. Per quanto riguarda i numeri di telefono, li vedete in sovrappressione, quindi sia per SMS sia per le chiamate, davvero linee aperte, linee libere. Questa è la classifica invece del girone E di Serie D, che vede il Gavorrano dell'ex mister Bonuccelli, tanto amato a Borgo San Lorenzo, in testa alla classifica, seguito dal Gvizzano Borgambozzano, che sicuramente è una delle squadre che più sta facendo bene in questo periodo, poi Gubbio, Giolli, Montemurlo, Montecatini, Poggibonsi, Collegiana e via via, così discorrendo tutte le altre formazioni. Allora, insomma, poi al rientro dalla pubblicità, che ci interromperà tra meno di un minuto, andremo a vedere anche un po' di immagini, anche un po' di gol, li commentiamo insieme. Siete schizzinosi? Solo se si calcia di punta si può far gol, perché insomma, no. Calcetto, il tiro di punta è un'arma fondamentale. Ho visto un gol di Ricardinho l'altra sera, è mostruoso, invito fenomeno. Tutti ad andare a vederlo, ma li guardate uguali gli altri gol? Certo, più che volessi. Si vede tutti dal calcio a 11. Poi parliamo anche di questa cosa, perché è veramente molto interessante anche capire il vostro meccanismo di scouting, come arrivate poi a decidere se un giocatore è giusto per il progetto mattagnanese o meno. Comunque, insomma, abbiamo visto intanto la classifica del girone E di Serie D, e quindi
dopo parleremo anche di questo campionato, andremo a vedere anche i gol, soprattutto quelli che hanno un po' sconvolto quanto avevamo visto nelle ultime settimane nel massimo campionato dei dilettanti. Tutto tra pochissimi secondi. Noi intanto off records continuiamo a parlare, noi chi? Ovviamente noi del pubblico di Zona Gol, il pubblico del martedì, che come vi ho annunciato già nella prima parte è un po' diverso rispetto a quello classico che abbiamo qua. In genere sono tutti pallonari da calcio a 11, invece oggi ci sono calciatori e dirigenti della squadra della Mattagnanese che milita nel campionato di Serie C1 del calcio a 5 e li accogliamo con grande piacere. Do il bentornato a Marco Pierantonio e Tommaso Quartà, che grazie, finora ci hanno accompagnato in questa bella camminata raccontando il calcio dilettanti del calcio a 11, ma ovviamente anche il calcio FGC, quello a 5. Andiamo adesso a vedere invece insieme un po' di immagini, un po' di gol, anche se la prima sintesi che vi facciamo vedere è uno 0-0, e andiamo a scoprire insieme come è andata nel girone di Serie D. Partiamo con la partita della capolista, ovvero con la partita della Gavorrano, che ha impattato per 0-0 con il Foligno. Non basta una grande volontà e una prestazione di qualità e sostanza alla città di Foligno per avere ragione della capolista Gavorrano. Al Blasone termina con un pareggio per 0-0 che non rende giustizia ai biancozzurri. Saranno contente Gubbio e Ghivizzano che rosicchiano così qualcosa in Minerari. Di sicuro per Cavitolo e compagni la reazione c'è stata dopo 3 sconfitte di fila e una settimana molto turbolenta con allenamenti svolti all'ora di colazione. Andiamo a vedere le immagini filmate da Andrea Penchini. Partita non bellissima sin dall'inizio con il Foligno che cerca di rimanere concentrato per non prestare il fianco alla capolista, che a sua volta attua una tattica abbastanza attendista. Gli uomini di Battistini con il loro 4-2-3-1 mantengono bene il campo e cercano di fare la partita, ma per vedere le prime occasioni bisogna aspettare 20 minuti. Primo a farsi vedere Napolano, che si guadagna a calcio una punizione al limite, ma la palla sorvola la traversa. La risposta del Gavorrano 2 minuti più tardi, con Lombardi che dalla sinistra pesca libero dalla parte opposta a Vinasi, che al volo costringe Ranieri al tuffo in angolo. Con il passare dei minuti la squadra che sale maggiormente di tono e in convinzione è il Foligno, che prima della chiusura della frazione avrà le migliori occasioni per passare in vantaggio. Al 32esimo Napolano si avventa di prima intenzione su un pallone vagante al limite e spara verso la porta con Bertolacci che respinge. Cavitolo è pronto al tapino a porta spalancata, ma non ha fatto i conti con il miracoloso salvataggio di Chanamè. Prima dei fuochi finali del primo round da segnalare anche una punizione telefonata di Lombardi al 42esimo, ben bloccata da Ranieri. Poi, come detto, sono i falchi a sfilare il gol. Al 44esimo Tiritiello si incarta sulla pressione di Balisteri e perde palla. Napolano serve al limite Monaco che prova a piazzarla, ma Bertolacci ci mette le dita. Nel recupero, invece, grande spunto personale di Napolano, che non trova adeguata concretizzazione nel destro giro. Il primo tempo si chiude quindi a rete inviolate.
La ripresa si apre con le proteste ai Folignati quando all'undicesimo su cross del neoentrato Checchi Ballisteri cade in area in seguito a un contrasto. Per Santoro di Messina però il fallo è dell'attaccante biancoazzurro. La sfida è piuttosto equilibrata, anche se il Foligno sembra più deciso rispetto ai toscani, ma di occasioni da rete non si vede praticamente niente fino al trentesimo, quando una spettacolare punizione di Napolano, da posizione molto definita, va a incocciare un clamoroso palo. Ancora Napolano ci prova al trentanovesimo con un forte tiro dalla distanza, ma Bertolacci blocca facilmente. Grande bivio per i Folignati invece lo scoccale del novantesimo, quando il Gavorrano, sugli sviluppi di un calcio piazzato, va in rete, ma l'assistente Netti ferma tutto per fuori gioco. Finisce quindi in parità 0-0, ma il Foligno almeno si è risvegliato. E queste le immagini del Gavorrano che, nonostante il pareggio per 0-0 con il Foligno, mantiene la testa della classifica. E allora continua Vitaliano Bonuccelli a sognare il ritorno tra i professionisti, non da calciatore ma da allenatore. Adesso andiamo a vedere anche un'altra partita, una partita che ha un po' lasciato stupito il pubblico toscano, perché il Jolly Montemurlo, l'abbiamo visto prima in classifica, è una delle squadre sicuramente più forti del girone E, ma non è riuscito a battere la Voluntas Spoleto. E allora, insomma, siccome siamo in periodo di carnevale, sicuramente possiamo parlare di uno scherzetto da parte di Spoleto al Jolly Montemurlo. Andiamo a vedere la sintesi. Alla via in questo istante intanto il primo tempo, un'impresa davvero di arriva al rimorchio Borgarello, ancora Montemurlo, Olivieri, Danucci, sale anche Pratali ad Armanforte ai suoi, il palla morbida in area di rigore, colpo di testa di Barozzi, palla sul fondo, buona opportunità questa al sesto minuto, lascia sfilare, perde la sfera Veneroso e allora può ripartire il Montemurlo. Vignali al limite dell'area, il cross ribattuto, ancora Vignali, ha spazio per cercare forse la conclusione, la battuta e la parata di Lazzarini, che gran tiro di Vignali. Si rifugia in corner Lazzarini, provvidenziale al 25esimo minuto per Berretti. Prova a convergere Berretti, c'è il movimento di Improta, spalle alla porta Improta, si gira Improta, la conclusione sul corpo di Lazzarini. Che occasione per il Montemurlo, 39esimo, numero di Improta. Coraggioso il numero 4 di casa, che ha davvero comunque delle doti tecniche importanti. Improta di testa per Berretti, può andare al tiro, Berretti si libera sul sinistro, la conclusione murata ancora, c'è Vignali però dalla parte opposta, perde forse l'attimo, cerca il dribbling, sbaglia, pallone che rimane lì, tutto regolare, arriva adesso il fallo di Vignali. Si lamentavano i padroni di casa per un eventuale tocco di mano di Ciccioli, poi Borgarello dalla parte opposta per Colombini, Danucci a dare Manforte in appoggio, ancora Danucci per Colombini, il cross sul secondo palo, colpo di testa, palo, palla che resta in campo, non ci arriva in prota, incredibile, quasi 43esimo, cross di Colombini pennellato per la testa di Barozzi, palla sul palo opposto, non ci arriva in prota da pochi passi, palla che finisce sul palo e poi torna in campo. Finisce qui il primo tempo, 0-0 tra Jolly Montemurlo e Voluntas Spoleto. Rimanete lì, non andate via, perché ci aspetta una ripresa sicuramente ricca di emozioni. Direttore di gara è il signor Luca D'Aquino di Roma 1, che sta per dare il via, ha dato il via in questo istante alle ostilità, il capitano della formazione ospite, col sinistro De Costanzo direttamente verso la porta di Biagini, palla che scende poco oltre la traversa. Non sembra, almeno a vedere in campo, quello che succede. Fanelli verso la porta, allontana Biagini. Undicesimo della ripresa, morbido Danucci verso Improta, Improta in area di rigore, al volo dalla parte opposta, allontana la retroguardia. Baracchini di testa, pallone che arriva dalle parti di decrescenza, attenzione allo Spoleto, Veneruso si libera per la conclusione, Veneruso in area di rigore, la palla sul secondo palo e la rete della Voluntas, incredibile, incredibile, la Voluntas Spoleto passa in vantaggio con Veneruso al 21esimo della ripresa. Cosa sta succedendo a Montemurlo? L'incredibile, in vantaggio gli ospiti. Chi avanza, palla al piede per il Montemurlo, Silipo va a puntare Ciccioli, Silipo in area di rigore, il cross basso, palla dalla parte opposta che sfila. Niente da fare, 31esimo, sempre 1-0 per la Voluntas. Ancora Danucci,
l'apertura verso Silipo dalla parte opposta di prima, Silipo al limite, Colombini, il cross morbido sul secondo palo, Pinzaudi, palla alta sulla traversa, vantaggio il Montemurlo, incredibile qui al Nelli. Minnucci recupera il pallone, lo Spoleto, poi subisce fallo il numero 16, scintille fra i giocatori in campo. Calcio di punizione, rifiata la formazione ospite, attenzione, c'è il rosso a De Costanzo, cartellino rosso al 42esimo per De Costanzo. Siamo già nel recupero, attendiamo l'entità del recupero concesso al direttore di gara. Calcio di punizione per il Montemurlo, Danucci morbido in area di rigore verso in prota, allontanato il pallone, Borgarello sul fondo, occasione per il Montemurlo al 45esimo, va Colombini verso Pupeschi, Pupeschi si libera alla conclusione, poi apre all'improvviso per Olivieri in area di rigore, il cross, palla sporcata in prota, palla alta, era l'occasione del pareggio, era l'occasione del pareggio. 47esimo e 30 secondi, palla sul secondo palo per Improta che a due passi non è riuscito a trovare lo specchio, palla alta sopra la traversa. Silipo, palla direttamente verso la porta sul fondo, cross errato da parte di Silipo. Finisce qui la Voluntas Spoleto e spugna a sorpresa la Donelli di Oste. Che impresa dei ragazzi della formazione Umbra diretta da Bini. E queste le immagini del Jolly Montemurlo battuto dalla Spoleto, insomma una partita che sicuramente ha lasciato perplessi i tifosi del Jolly, perché davvero ci si aspettava un successo, invece lo Spoleto ha fatto lo scherzetto di carnevale alla formazione allenata da Mister Sette Soldi. Torniamo a parlare di Mattagnanese con gli amici in studio, torniamo a parlare di Mattagnanese, dicevamo una squadra che si trova attualmente nel campionato di Serie C1, sì. Quindi un campionato che potremmo paragonare a che categoria, per dire, col calcio a 11, almeno a livello territoriale? Un'eccellenza. Un'eccellenza, sì. Quindi un campionato sì. Regionale, un campionato regionale all'interno del quale la Mattagnanese è attualmente seconda. Attualmente seconda, sembra impossibile ma è così, la squadra nasce appunto per la salvezza o comunque sia per stare tranquillamente nel campionato, e invece dal niente si è ritrovata lassù, e visto che ci siamo proviamo a lottare e proviamo a credere in questo piccolo sogno che è quello di far bene, senza pretese ma di far bene, di poter rimanere almeno dove siamo, ecco. Quindi mantenere almeno il secondo posto. Tommaso, tu sei più ambizioso? No, dai. Siamo partiti, come ha detto Marchino, per salvare insomma questa categoria importante, perché è la massima categoria regionale che c'è, perché già la Serie B si parla di campionato nazionale. Quindi una categoria ambiziosa per noi, era un sogno, perché siamo stati la prima società mugellana a raggiungere questa categoria. Partire per la salvezza e ritrovarsi lì, una volta che sei lì, se c'è da ballare si balla, dai. Siete un po' il Leicester della C1, insomma, avete subito tutto. Con 4 punti dalla prima, però. Ascolta, prima parlavamo appunto dell'arrivo del vostro Claudio Ranieri, facendo sempre il parallelo, insomma, con la Premier. E, sì. L'arrivo del vostro Claudio Ranieri vi ha permesso di scalare anche tutte queste categorie, dalla D fino alla C1, con... insomma, anche una discreta facilità, perché il primo anno di Serie D comunque avete subito ottenuto un risultato importante, poi anche in C2 avete ottenuto subito risultati importanti. Vabbè, tu scuoti la testa e poi andiamo anche su quell'episodio, insomma, mettiamo un po' in difficoltà il nostro Tommaso, però insomma è una scalata che continua. È una scalata che continua. Ci tengo a dire un piccolo particolare, che il primo anno di Serie D, cioè quando nasce la squadra, il primo mister contattato è stato Stefano Somigli, che ringrazio tantissimo, perché se la Mattagnanese esiste è anche grazie a lui, perché è stato
l'artefice di questa squadra, appunto. È grazie a lui che abbiamo trovato anche le forze e le motivazioni per provare a fare questa categoria. E il primo anno, infatti, è stato siamo arrivati secondi e siamo andati diretti in C2 grazie a Stefano, che poi ha fatto anche il primo anno di C2, perso poi grazie a qualcuno che insomma, via, magicamente dopo aver vinto il campionato di Serie D con distacco, insomma, dominando, direi. Sì. Siete andati in C2 e subito vi si è riproposta un'altra sfida di alto livello, perché eravate nelle posizioni. È stato fuori nome quest'anno, esatto. Non ci se l'aspettava, sì, d'essere dove eravamo. Ci siamo anche lì, si era a ballare, abbiamo ballato fino in fondo, arrivando alla fine della regular season secondi e quindi accedendo di fatto ai playoff. Che come sono andati? Perdendoli all'ultimo minuto con un mio calcio di rigore sbagliato, quindi ti è caduto il mondo addosso. Abbastanza abbastanza rigore... però con la rabbia di ritentarci l'anno dopo e di volere portare questa squadra dove siamo attualmente, perché l'anno dopo, insomma, grazie anche all'arrivo di Andrea, che magari ci ha permesso di fare un altro gioco, a livello personale sono stato anche contento, ho fatto più di 40 gol nell'anno successivo, quindi... Insomma, quello che avevi sbagliato te lo sei ripreso indietro. Con un anno di attesa, la vendetta è un piatto che va servito notoriamente freddo. Ma per quanto riguarda il rigore proprio, stavamo parlando di un rigore sbagliato, no? Il rigore che poi... quell'anno chiuse le porte della C1 alla Mattagnanese. Però anche in questo caso si può dire, come diceva il grande De Gregori, che non è da quei particolari che si giudica un giocatore, ovvero è più facile tirare un rigore a calcio a 5 oppure insomma è comunque complicato come tirarlo a calcio a 11? No, anche lì è una cosa diversa, tutto paragonato anche lì alle distanze, perché cambia molto le distanze, cambia la porta, che è più piccola, portieri comunque rimangono abbastanza grandi, ingombranti. Io diciamo non ho tirato uno dei migliori rigori che potessi tirare, perché ho completamente centrato il portiere, diciamo così, però da quel giorno lì non mi sono mai più avvicinato al dischetto, ho sempre dato l'incarico a altri, e naturalmente quella partita lì c'era in tribuna il nostro attuale allenatore di ora, Andrea Beazzi. Già anche lui mi disse: non da oggi stai lontano, non è roba tua. Assolutamente. Stai lontano da lì. Che l'anno successivo però mi ha piantato una patata bollente, che era quella lì di una partita in casa che se vincevamo a 5 giornate dalla fine, però lì era molto più facile, un tiro libero a poco dalla fine, se facevo il tiro libero lì eravamo matematicamente promossi in C1. Lì mi è andata bene, però non era la stessa tensione di un rigore all'ultimo rilassato. Minuto ci aveva altri 4 jolly da l'ultimo secondo da spendere, dai, quindi l'ultimo secondo addirittura. Ma tiro libero l'hai calciato, immagino, con una pesantezza molto diversa, però insomma anche in quell'occasione cosa hai pensato? Chiudo gli occhi, tiro con tutta la forza che ho? Sì, diciamo è uno sport che la forza non è tutto, diciamo, lì bisogna anche riuscire a piazzare una palla, perché un tiro libero si tira da 10 metri in una porta di 2 metri, quindi non è... Bisogna un minimo angolarla, perché il portiere poi sennò è facilitato. Ok, andiamo avanti noi invece con il racconto della Serie D, poi torniamo a parlare di Mattagnanese e andiamo a vederci la partita tra Gubbio e Montecatini. Stavolta i gol sono tanti per davvero, 5, non vi dico com'è finita, così lo scoprite insieme alla nostra sintesi. Il Gubbio parte a 1000, al primo già un tiro cross di Croce, costringe Giusti a respingere di pugno, è il preavviso del gol che arriva 4 minuti dopo, gran botta da fuori area di Romano col sinistro, palla che schizza, non viene trattenuta da Giusti e Ferri Marini scaraventa da 2 passi il gol dell'1-0. Gubbio che insiste, Croce prova al 13esimo, una conclusione che finisce a fil di palo con il portiere che era scivolato e non ci sarebbe mai arrivato. Al 15esimo ancora un break, errore di Giusti, clamoroso nel rinvio, e la palla arriva a Ferretti che a porta vuota non deve far altro che depositarla in fondo al sacco per il 2-0 dopo appena un quarto d'ora.
non ci sta il Montecatini che reagisce subito, guadagna punizione al limite e al 17 Volpe si esalta sulla parabola di Santini che sarà il più pericoloso dei suoi. Si vede anche Zuppardo, dobbiamo arrivare al 27esimo, bella girata di testa su assist di De Grassi. 4 minuti dopo protesta il Montecatini per la caduta in area di Santini, poi ammonito a sua volta per proteste e molto nervoso per tutta la gara. Tempo che si chiude al 36esimo con Croce che ci prova su punizione da 30 metri, punizione centrale guadagnata da Zuppardo, blocca Giusti. Si apre la ripresa e stavolta il Montecatini a fare sul serio in avvio. Prima Santini al primo minuto fallisce da due passi il tap-in di testa su splendido cross di Gelli che chiedeva solo di essere depositato in fondo al sacco. La risposta del Gubbio un minuto dopo con Romano che su corta respinta dalla difesa sfera una gran botta dal vertice dell'area, ma Giusti ci mette una pezza. Sesto minuto, il Montecatini accorcia, è Ferrari che fa tutto da solo sulla palombella di Cacciagli, stoppa, si gira da gran bomber, infila con un diagonale il portiere Eugubino. Il Gubbio stringe i denti sul 2-1 e prova a serrare i ranghi quando al 18esimo è Ferretti lanciato in aria che supera il portiere e cade a terra. Per l'arbitro e calcio di rigore, anche se le proteste del Montecatini non mancano, Ferri Marini però non si lascia tradire dall'emozione, dal dischetto firma il suo 10° gol personale, doppietta in questa gara, 3-1 per il rossoblù. Cerca di cautelarsi, 2 minuti dopo Maggi fa entrare Bartoccini per Zuppardo, Gubbio con un 4-4-2 che paradossalmente però porta di nuovo in gol il Montecatini al 23esimo e Sabatini di testa sul primo palo ad intervenire sul corner e infilare con l'aiuto del palo interno la porta di Volpe. Gara riaperta, Gubbio che è costretto a mettere l'elmetto e a stringere i denti, al 25esimo da lontano Vettori sfiora il palo e allora la mezz'ora cerca di far salire la squadra Maggi, mette dentro Bortolussi per De Grassi di nuovo con un tridente offensivo, è proprio il Gubbio infatti ad avere la palla per chiudere la gara, al 37esimo filtrante delizioso di Romano per Ferri Marini, gran botta in corsa e Giusti di nuovo si esalta in tuffo mettendo in corner dalla bandierina, ancora Romano ha la palla buona al limite ma mette alto, inutile il forcing finale del Montecatini che non produce alcun effetto, soltanto un cartellino rosso diretto che arriva ai danni di Gelli dopo aver rivolto frasi irriguardose alla terna arbitrale. Finisce con l'esultanza dei giocatori rossoblù che vanno sotto la curva, l'abbraccio tra i due allenatori per stemperare il nervosismo della gara e un Gubbio che sale a meno 4 dalla capolista Gavorrani. L'inseguimento e la rimonta continuano.
Tornati per la terza parte di Zona Gol, abbiamo concluso vedendo i gol della partita tra Gubbio e Valdinievole Montecatini con la vittoria del Gubbio 3-2, una vittoria importante per quanto riguarda le zone alte della classifica del girone E di Serie D. Andiamo a vedere in copertura anche le immagini della partita giocata dallo Scandicci, Scandicci che veniva da una serie positiva di risultati, affrontava la Massese, certo non la squadra più in salute di questo campionato, poteva essere sicuramente un'occasione in uno spareggio di fatto play-out per lo Scandicci che invece non è riuscita a battere la squadra bianconera, anzi è stata sconfitta per 2-0. Queste le immagini del pre-partita. Io direi grazie anche al contributo di Francesca Parrini alla regia di andare anche a dare nuovamente uno sguardo alla classifica del girone E di Serie D, anche per capire quanto era importante la partita tra Scandicci e Massese, perché se andiamo a vedere proprio la classifica, laggiù in fondo troviamo Scandicci a 23, Massese a 23, chiaro che la vittoria della Massese ha ridisegnato anche un po' le zone basse di classifica e soprattutto risistemato in maniera negativa la situazione dello Scandicci. Andiamo avanti, guardiamo anche la classifica del girone B di eccellenza con ovviamente il Foiano che sta conducendo le danze, Foiano prima in classifica, Foiano che nel fine settimana ha battuto per 2-1 il Montevarchi e questa è una partita spartiacque nel campionato del Montevarchi che da più esperti veniva accreditato come una delle squadre che poteva sicuramente ambire alla primissima posizione. Chiaro che con questa sconfitta sul campo della Nuova Foiano si complica ulteriormente il cammino della formazione montevarchina, perché adesso sono ben 9 i punti a separare le due formazioni in classifica. Sorridevo perché insomma abbiamo visto anche alcuni scampoli di carnevale. A proposito, voi proprio nell'ultimo fine settimana, insomma nel venerdì diciamo così, avete subito uno scherzetto. Parliamo anche dell'ultima, dell'attualità, della stretta attualità, perché la Matagnanese, dicevamo, è seconda in classifica, ha 4 punti dalla prima in classifica, ma avrebbe forse potuto mantenere un distacco diverso. Sì, in effetti c'è stata la sconfitta. Lo dici proprio amareggiato, lo dici anche quasi a bassa voce perché non vuoi farti sentire. Dispiace quasi. sì, ne abbiamo perse due, per la verità. Una contro l'Agla e adesso questo venerdì contro San Giusto, Agla. Agla San Giusto e contro l'Aero Florence. Che è una squadra che avete già incontrato, è quella del famoso rigore sbagliato famoso a Tommaso, quindi è una vostra rivale storica ormai. Rivale, ma allo stesso tempo c'è un buonissimo rapporto, quindi... Sì, rivale sportiva, diciamo. Assolutamente, assolutamente, altra società che stimiamo molto. E possiamo dire che Euroflorence, guai, c'è un rapporto splendido, si può dire, giusto? Sì, sì, noi... Però il passo falso c'è stato. Sono state due partite così, date anche da dei giocatori che non stavano bene, quindi assenze, squalifiche, e una rosa forse leggermente corta, viste le assenze, che ci ha portato infatti appunto a queste due sconfitte e un piccolo passo falso, che comunque... Siamo ancora lì, siamo ancora in lotta e quindi andiamo avanti e guardiamo avanti, assolutamente. Prima accennavi al tema delle assenze, Marco, sì. Quindi vi mancavano alcuni calciatori e parlando proprio della Mattagnanese parlavamo anche di come si forma una rosa di una squadra di calcio a 5, come voi andate sul territorio a cercare giovani calciatori. Perché spesso appunto di questo si parla, cioè di calciatori che decidono di smettere con il calcio a 11 e dedicarsi al calcio a 5. Penso che nelle vostre fila, Tommaso, non ci sia nessuno che ha iniziato col calcio a 5. No, no, da noi si parla tutti ex giocatori di calcio a 11. E sotto consiglio del nostro allenatore, che diciamo negli ultimi 2 anni si sta prendendo veramente alla lettera quello che ci dice, perché grazie all'esperienza... Vangelo. Sì. Bravo, Vangelo. Vuole valorizzare molto i giovani del posto, tutti i ragazzi mugellani che lui valuta durante gli stage che facciamo durante l'estate. Quindi durante... è questa un po' poi la via per entrare dentro la Mattagnanese. Sì, la porta è aperta sempre per tutti, quindi chiunque voglia provare la nostra attività, l'invito è aperto per tutti.
Naturalmente Andrea fa gli stage estivi, che quest'anno abbiamo avuto la grossa novità della squadra juniores, quindi abbiamo fatto ancora più ampi, cioè ancora più stage. Bravo, ancora più stage e a età ancora più piccole magari rispetto a quelle che avevamo, per costruire proprio la squadra juniores, che è il primo anno che ce l'abbiamo, insomma, perché nel campionato di C1 c'è l'obbligo di avere una squadra juniores. E facciamo contento anche Pira, almeno così si firma l'amico da casa, che dice: parlate anche della squadra juniores, che al primo anno sta facendo belle cose, buona serata. Quindi certo, insomma, accontentato anche Pira, perché davvero sta facendo belle cose. E fra l'altro, se non mi sbaglio, qualche giovane juniores fa anche qualche sortita con la prima squadra, e c'è già un ragazzo che ha anche segnato. Sì, infatti, come diceva Marco, nelle ultime giornate abbiamo avuto un po' di defezioni in prima squadra, tra squalifiche e soprattutto infortuni, che purtroppo una rosa, diciamo, non molto ampia e magari una rosa adatta anche alle nostre esigenze dell'inizio dell'anno. C'è, cioè, una rosa che era pronta, stata pensata per il campionato. Bravo, dei vertici. Bravo. E magari in questo periodo abbiamo pagato un pochino queste cose. Però hanno, tra virgolette, tappato i buchi e beneficiato anche di un'esperienza. E molto, molto bene dei ragazzi della juniores. Se tra l'altro uno ha avuto anche il merito di segnare un gol in una vittoria fuori casa. E quindi la squadra juniores è terza in classifica nel loro campionato. Meglio di così, credo che... Quindi secondi con la prima squadra, terzi con la juniores... Sì. Insomma, anche questo bacino della squadra juniores sicuramente vi aiuterà anche per i prossimi tutti anni. Tutti i ragazzi che è il primo anno che hanno iniziato a giocare a questo sport. Ecco. Dal calcio a 5 WISP invece pescate qualche talento, qualche giocatore? Sì, sì, guardiamo molto anche a quello lì, perché noi oltre al calcio a 11, diciamo, Mugellano, alcune altre immagini Mugellano, delle vostre partite. Mugellano si pesca e si valuta anche qualche giocatore della WISP, perché ci sono tantissimi ragazzi che giocano per fortuna nel nostro territorio a calcio a 5. E uno, l'ultimo arrivato, è Tommaso Tagliaferri, che è, diciamo, un titolare in pianta stabile già della prima squadra. Quindi, nonostante, insomma, abbia iniziato quest'anno, sì, sì. Perché mi dicevi, mi raccontavi, e un po' anche Marco, insomma, avvalorava questa riflessione, che non è poi così semplice passare dal calcio a 5 giocato con gli amici a quello invece giocato un pochino più seriamente, come fate voi con il campionato di C1, anzi molto più seriamente, ovviamente. Sì, sì, no, no, certo, infatti all'inizio, diciamo, uno è abbastanza spaesato quando cerca di capire il nostro sport, diciamo così. Infatti Andrea parla molto ai ragazzi e la cosa che dice è di avere molta, molta, molta pazienza. Infatti alcuni ragazzi, io, mi è capitato anche a me quando ho iniziato, ci vogliono dei mesi, non si impara subito a entrare nei meccanismi giusti di questo sport. Non si cerca l'uno contro uno estemporaneo, si fa tanta circolazione di palla, si usa tanto la suola, si usa tanto il tiro di punta. Tanto il tiro di punta, soprattutto molti schemi. Molti schemi. È un giochino che non si inventa. Cioè, è un giochino c'è poco, che c'è si poca studia. Lettura, cioè, c'è molto più studio. Si studia, è un gioco che le palle da fermo sono fondamentali, rimesse laterali, calci d'angolo, insomma, ci sono molte partite e si decidono su questi episodi, ecco. Ma quando vi capiterà di andare a vedere anche partite di calcio a 5, magari a livelli più bassi, appunto, magari per seguire alcuni giocatori, vi sentite un po' spaesati? Cioè, come vi sentite? Vi sentite un po' a disagio perché vedete il vostro sport applicato nella maniera non proprio corretta? Io direi che il calcio a 11 è applicato al calcio a 5, perché chi gioca a WISP comunque viene dal calcio, non ha nessun insegnamento del calcio a 5 e quindi si porta quell'esperienza lì. Assolutamente. Ma giustamente, perché giustamente. Divertirsi è giusto che... Quindi comunque per cominciare va bene anche quello. Poi dopo, se invece vogliono gli amici provare a fare anche qualcosa di un po' più serio, c'è la Mattagnanese per quanto riguarda il territorio Mugellano, poi tante squadre sul territorio. Perché noi abbiamo anche noi due squadre WISP, nel senso che noi facciamo giocare anche due squadre. Quanto giocate? Non vi fermate mai, giocate sempre. Ma fate parte, cioè, tipo tu, Tommaso, fai anche parte di una delle squadre WISP? No. No, ti tieni solo per il campionato? No, non è che mi tengo. Gruppo ogni gruppo ha le sue...
mi darò presto al campionato Wisp, però. Ai suoi giocatori e i suoi dirigenti. Quindi molto organizzata e molto strutturata. Ogni squadra ha il suo staff, ha il suo... Per un numero totale di quanti ragazzi? E noi ci sa una cinquantina di tesserati. Circa 50 tesserati. E quindi insomma cominciano a essere anche numeri importanti. Ma avete anche un sogno, cioè, ovvero quello di aprire magari proprio un settore giovanile più completo, oppure è un progetto un po' più complicato che magari valuterete più in avanti? La grande vittoria di quest'anno sono juniores. La grande soddisfazione è stata quella, non tanto la posizione in classifica, perché non era progettata e non era assolutamente. La grande vittoria è stata proprio la creazione del settore juniores. E grazie infatti anche ai dirigenti, a Peraccioli, a Checchi, che la stanno gestendo in modo perfetto. Perché no, potrebbe nascere anche qualche altro settore. Perché no? Anche perché mi raccontavate che voi avevate iniziato anche con una squadra femminile che poi per motivi logistici avete dovuto un po' abbandonare, ma comunque è stata una vostra prima esperienza, quindi c'era la voglia di far giocare tutti per davvero. No, quello... Le porte sono aperte per tutti e a qualsiasi livello, quindi maschile, femminile, Wisp, FGC, va bene tutto. Allora, in conclusione torneremo a parlare di Mattagnanese, di calcio a 5. Ora però facciamo una veloce riflessione sul campionato di promozione, andando a vedere la classifica del girone A e quella del girone B. Sicuramente campionati molto molto aperti, questo in particolar modo con Ponte Abuggianese e San Marco Avenza che si stanno dando battaglia per il primato, mentre nell'altro girone troviamo il Chiusi in testa nonostante il pareggio 1-1 con Lucignano di questa settimana. È un'Antella che insegue, ma appunto non riesce a approfittare del mezzo passo falso del Chiusi, perché anche l'Antella nel fine settimana ha pareggiato 1-0 con il Cortona Camogia, che sicuramente insomma lascia un po' di amaro in bocca per l'Antella 99, che ovviamente continua la rincorsa al premato e chissà, magari spera nel derby il prossimo anno in eccellenza con il Grassina, uno dei derby sicuramente più interessanti del panorama del calcio dilettanti. Andiamo a vedere anche la prima categoria girone C, andiamo a vedere anche un po' le categorie che invece toccano anche un pochino più da vicino il territorio mugellano. Ecco, questa è la classifica del girone C. Ci sono due squadre di Borgo, tre scusate, perché insomma Saginale di fatto è una squadra di Borgo, poi Luco e Borghigiana altrettanto squadre di Borgo, che insomma hanno situazioni differenti di classifica. Prima della trasmissione con Tommaso parlavamo anche di Elia Guidotti, che insomma sta conducendo questo Saginale. Tu lo conosci molto bene, Tommaso. Insomma, come ti racconta questa avventura col Saginale? No, io sono andato spesso quest'anno a vedere le loro partite casalinghe. Sicuramente sono una squadra che possono ambire a vincere questo campionato. Elia sicuramente è un valore aggiunto per questa categoria. Sopra categoria? Secondo me sì. È più forte della categoria in cui milita. Quindi, insomma, secondo me, poi... Ma glielo suggerisci ogni tanto, vai in promozione... No, io gli suggerisco sempre di venire a giocare nella Mattagnanese. No, però a parte gli scherzi. Sicuramente è un giocatore che per la categoria fa la differenza. E l'ha dimostrato e quest'anno ora... Credo sia già diversi gol realizzati. Sì, sicuramente, anzi, da quando è rientrato Guidotti, proprio il Saginale ha cambiato passo. Anche se il primato, l'abbiamo visto, lo mantiene il Pontassieve, che proprio anche a detta di alcuni vicini al Saginale è una squadra che comunque ha impensierito lo stesso Saginale nello scontro diretto. Comunque anche da sottolineare in questo miracolo Saginale, in questa rinascita Saginale, l'apporto di Fabrizio Polloni, che per l'altro ho sentito telefonicamente in questi giorni e a breve tornerà nei nostri studi, quindi a breve avremo nuovamente la possibilità di parlare con Fabrizio Polloni. Per quanto riguarda il Saginale, abbiamo detto appunto di questa stagione più che positiva, che si è rilanciata in realtà nel corso della stagione. Saginale che ha vinto 3-1 nel fine settimana sul campo della Floria Gafir. Per quanto riguarda il Luco, dicevamo, situazione di classifica ben diversa, ma nel fine settimana una vittoria per 3-0
sullo Stia. E per quanto riguarda invece la formazione della Borghigiana, l'arrivo di Sezzatini sicuramente ha portato qualche certezza in più, però con le piagge non è bastata neanche la certezza Sezzatini, 5-2, piagge che sono una delle squadre più ostiche da affrontare per quanto riguarda il campionato di prima categoria. Fra l'altro, insomma, guardavo la classifica, ho sbagliato, sono 4 le squadre di Borgo, perché c'è anche la Rontese, di cui mi ero dimenticato, e non bisogna dimenticarsene, perché insomma la Rontese, che sembrava davvero spacciata a un certo momento della stagione, adesso è in corsa e sta cercando in tutti i modi di salvarsi, anche se appunto nel fine settimana è arrivato il 2-0 con l'Incisa. Andiamo anche alla seconda categoria, e questo mi consente anche di parlare di una tua vecchia conoscenza calcistica, Tommaso, perché troviamo il Firenzuola. Dicevamo appunto che intanto lasciamo agli amici a casa la classifica, che così se la guardano per bene e se la studiano. Però insomma, Tommaso, tu vieni proprio dall'esperienza del mondo del calcio a 11, come tutti i tuoi compagni o la stragrande maggioranza dei tuoi compagni, e proprio nel Firenzuola hai avuto più belle, io direi. Infatti no, sono stati 2 anni per me bellissimi. Anzitutto saluto tutti i ragazzi di Firenzuola, che ho dei buonissimi rapporti con tutti, società compresa, quindi è una piazza secondo me bellissima, un pochino difficile magari per un ragazzo di Mugello raggiungerla, però se levi il sacrificio del viaggio stesso, quando ti trovi lì lo vivi bene, nel senso tanta gente la domenica a vederti la partita, un paese che ha molta cura della sua squadra, una dirigenza seria per la seconda categoria. E fra l'altro, insomma, da quando poi l'impianto è stato portato con il campo in sintetico, direi che anche nei periodi invernali, che storicamente erano quelli più difficili per Firenzuola, insomma, ti permette sempre di allenarti, insomma, a differenza di prima, quando c'era il campo in erba, il sintetico, insomma, ci stanno più attenti anche per il fatto neve, ghiaccio, insomma, che purtroppo Firenzuola c'è. Guardiamo ancora nuovamente la classifica, giusto per dire che appunto il dicomano di mister Cipollone, che è stato con noi proprio la settimana scorsa, è in testa alla classifica con un vantaggio che francamente a questo punto sarà anche difficile pensare che venga dilapidato. Sicuramente Cipollone a casa a fare la macumba per le mie parole. E poi invece vediamo appunto nelle retrovie della classifica una situazione più complicata per Scarperia, Vaglia e Sparto Acobanti Barberino, con all'inseguimento invece della posizione di testa occupata dal dicomano Rondinella, Ponta Greve, Africo e Cubino. Però questo è un campionato in cui può succedere un po' di tutto, davvero, dalla Molinense che rischia, flerta con la vittoria sulla Rondinella, a lo Scarperia che batte il Cubino, piuttosto che il Barberino che vince contro il Ponte a Greve. Quindi davvero può succedere di tutto. E ovviamente parleremo ancora di seconda categoria. In conclusione, ragazzi, direi di andare da Marco, io direi di riproporre anche i vostri appuntamenti, cioè dove vi possono trovare se vi vogliono vedere allenarvi, se vogliono cercare magari anche di fare un provino per entrare in squadra, e dove invece vi possiamo seguire per vedere le partite, quantomeno quelle in casa. Poi magari uno si appassiona e viene anche in trasferta. Vabbè, per i contatti penso anche lo stesso ristorante Matagnano, è sempre un punto di riferimento, o sito internet Matagnanese BSL. Poi siete attivissimi su Facebook. Attivissimi su Facebook, forse anche troppo, forse. E niente, quindi i contatti ci sono. Ci alleniamo il lunedì ed il mercoledì e giochiamo le gare il lunedì al copriscopri delle piscine di Borgo San Lorenzo, e il mercoledì invece al palazzetto Gaddo Cipriani, sarebbe il palazzetto del liceo, viene fatto l'allenamento del mercoledì e la partita del venerdì sera alle ore 22. Quindi alle 10 di sera, quindi dopo aver mangiato una bella pizza, uno si va a vedere la partita del calcio 5, direi un bel programma. Per quanto riguarda la trasmissione Zona Gol, invece il programma si avvia verso la conclusione, un minuto al termine. Insomma, mi dite se l'Italia ce la fa, sapete già cosa sta facendo? No. Allora, ovviamente gli amici gireranno il canale, andranno a vedersi su Eurosport, lo possiamo dire, l'esclusiva del calcio a 5. Comunque davvero invitiamo tutti a scoprire anche questo meraviglioso sport, e ovviamente a non considerarlo una semplice variante del calcio a 11, perché è totalmente un altro sport. Provare per credere. Allora, insomma, appuntamento a Borgo San Lorenzo, ore 10 il venerdì, gioca la Mattagnanese, davvero da non perdere per
rinsaldare il rapporto con lo Sport Borghigiano e non solo mugellano, e per rendere onore a una squadra che ha portato per la prima volta la C1 in Mugello. È tutto per quanto riguarda Zona Gol. Arrivederci alla prossima puntata. Arrivederci.